Francesco di essere venuto e poi ci e tutti coloro che sono qui in sala. Abbiamo una mezza giunta. Ci dà rinunzio, no? C'è chi, Imo, c'è chi, tanti loro, tanti altri amici e tanti altri nuovi amici, ringrazio. Innanzitutto benvenuti a tutti quanti, benvenuti al sindaco di Ferrara. Tutti quanti la piazza manca, a me interessava sottolineare pochissime cose. Io sono ancora faggentiere da quattro generazioni e quindi il mio bisnonno nasce nel 1858, mentre il nonno, straordinario artista che ha fatto grande la scultura, bisnonno, anche perché è del 1859, quindi erano coetanei. Uno era palermitano e il mio bisnonno era romano. Però questa grandissima unione, e anche c'era una fonderia Rutelli, quindi importantissimo tutta quanta la storia degli orafi argentieri, quanto fonditori, lavoratori del metallo, lavoratori di tutte quante le cose che fanno della bottega orafa la fucina di tutte quante le arti del disegno. Non possiamo immaginare nel Rinascimento un Laiolo, un Verrocchio, tutti quanti gli artisti, Donatello, che non passino all'interno della bottega orafa, perché all'interno della bottega orafa venivano scandite tutte quante le formazioni, che poi saranno quelle prescelte secondo le inclinazioni diciamo preponderanti di ciascun artista. Nel 1508 Giulio Romano dà la facoltà ai fratelli orafi romani di costruirsi una propria sede, cappella o chiesa, in un luogo che fosse loro gradito. E loro dove lo scelgono? Vicino a quella che sarebbe diventata la via più importante di Roma, via Giulia, la via di Giulio II, a Roma, che veniva logicamente sconvolta in maniera benefica dall'arte di Donato Bramante. Donato Bramante è quello che rivoluziona tutta quanta la Roma del primissimo decennio del Cinquecento. Raffaello è qualcuno che è un portato di Bramante a Roma. Nei 42 orafi che formano l'università, Raffaello era amico di moltissimi di loro, fra cui Antonio San Marino, che era non solo ambasciatore della Repubblica di San Marino, ma era un orafo, argentiere, scultore, architetto, subentra nella direzione della fabbrica della Cappella Vergine Santa Maria del Popolo con la morte di Raffaello. Tutto quanto questo qui fa sì che c'è questo cenacolo di grandissimi artisti che ruotano attorno a questo simbolo che è il mondo dell'Università e Nobel Collegio degli Orafi Romani, nato nel 1508. La chiesa viene per molti secoli attribuita a Bramante, anche perché Bramante è l'elemento principale di tutta quanta l'architettura rivoluzionaria che da Milano, anzi da Marche, a Milano e poi a Roma, porta nuove linfe a quello che è la progettazione architettonica. Poi nel 1884 lo storico dell'architettura Geyhuller trova un disegno a firma di Sallustio Peruzzi, figlio di Baldassare. Baldassare Peruzzi era uno dei possibili papabili di autori del progetto, in cui sotto un disegno della chiesa, della pianta e del prospetto della chiesa, scrive Santa Lode degli Orefici, Strada Giulia, opera di Raffaello D'Agostino. Perché è proprio un diritto acquisito da tutti quanti i grandi storici dell'architettura, che la nostra chiesa è opera di Raffaello D'Urbino come progettazione. I secoli che trascorrono sono secoli in cui gli orafi romani sono di una grandissima importanza per tutti quanti i momenti della presenza a Roma di tutti quanti gli artisti che vengono in tutta Europa, ma anche il fatto che molti di questi artisti formano il primo concetto del Made in Italy. Allora,
corte di Fontainebleau di Francesco I, arriveranno tutti quanti da Rosso Fiorentino, a Primaticcio, Nicolò Dalla Parte, Benvenuto Cellini, ma Benvenuto Cellini anche ovviamente lavora attorno agli anni 20 del 500 a Roma. La città fino al 1870, per l'Unità d'Italia, interrompe poi le corporazioni. Le corporazioni non avevano più il motivo di essere perché non c'era più un controllo sulla possibilità di ottenere la patente, tutto quanto, ma ringraziando il Signore, soprattutto Sant'Eligio, nel 1970, con decreto del Presidente della Repubblica, viene riformata dandogli di nuovo la formula originale, l'Università del Collegio degli Orafi Argentieri dell'Alma Città di Roma, l'Università, con scopi ovviamente che sono oramai esclusivamente di espansione della cultura orafa, non soltanto orafa romana, e questo qui è grazie alle grandi famiglie di orafi gioiellieri romani. Noi siamo qui per fare questo tipo di missione e la portiamo avanti, credo, con una certa dose di successo. Ringraziamo ancora, e do la parola e mi scuso per i tempi troppo prolungati. Grazie e buon ascolto. E penso per tutta la nostra associazione Visione Roma, accanto a me, diciamo, alcuni degli animatori della nostra associazione, ma ringrazio Solidari che ci ospita in questo posto splendido. Devo anche ringraziare Gaia Bottoni, che è lei che ci ha fatto conoscere questo posto. Prima dicevo a Francesco, ma tu lo conosci? Ti ho guardato come per dire a me, il microfono vicino alla... sì, giusto. Grazie. Dunque, io dirò pochissime parole, quindi sono inutili i ringraziamenti a tutti gli amici che sono arrivati qui. Ovviamente ringrazio Francesco, Vasco, a cui darò poi la parola. Vasco Pira è stato, lo posso dire, l'addetto stampa quando io facevo l'assessore, poi ha fatto parecchia strada, adesso è giornalista della RAI, e poi sarà lui che colloquerà con Francesco e poi magari qualcuno di voi dovrà fare qualche domanda diretta che sarà ben gradita. Per chi conosce da Francesco da 35 anni, 40 anni circa, questi sono gli anni, sono questi, io vi ricordo una cosa, che lui questa mania della conoscenza approfondita della città, ma anche dei posti più sperduti della città, ce l'ha sempre avuto, era proprio una sua caratteristica. Io mi ricordo anche dei dibattiti televisivi in cui qualcuno faceva una domanda e io pensavo, ma questo come fa a conoscere questo posto sperduto dentro la città, e quello gli rispondeva dicendo proprio il dettaglio della vicenda. E proprio penso che questi due libri che ha fatto, no? Quello, mi pare, l'altro, Tutte le strade fatto da Roma, e quest'altro libro in qualche modo perpetuano questa sua caratteristica che ha sempre avuto. Però anche Visione Roma ha un po' questa caratteristica. Noi abbiamo una rubrica che si chiama proprio Girando per Roma, e là c'è, lui fa adesso sembra un operatore, ma in realtà è anche lui un esperto della nostra città, ama camminare dentro la città e andare a trovare tutti i luoghi. Come sembra, cioè no, a proposito, la diretta, anche mi scuso di coloro che stanno vedendo la diretta perché ogni tanto si interrompe, probabilmente c'è un problema proprio di linea internet qui, quindi è per coloro. Però in compenso ci sono due riprese e noi quindi manderemo la registrazione, e quindi chi ci sta ascoltando, vedendo, e però si arrabbia perché non riesce a vedere continuamente il nostro appuntamento, lo potrà poi vedere registrato. Volevo dire un'ultima cosa a Francesco. Leggendo questo libro pure, diciamo, è molto divertente, piacevole, ma anche un po' faticoso, perché tu lo leggi, sì, è un po' faticoso, almeno per me è un po' faticoso, perché è faticoso, perché secondo me è faticoso nel senso che ti invoglia a percorrere tutte le strade che lui ti apre. Cioè tu cominci a vedere un posto, un luogo, però poi da quel luogo finisci nella storia, e poi nella storia vai a vedere gli elementi. È divertente, è piacevole, io invito tutti a comprarlo sul serio, ma
è come prendere, cominciare un cammino, come lui dice, e poi fare 300 vicoli diversi, quindi alla fine sei stanco dopo hai fatto tutto il percorso. Questa è l'impressione che ho avuto io, ma ognuno avrà la sua impressione dopo averlo letto e qui fuori comprato, chi non l'ha comprato anche con la firma di Francesco, una firma veloce, perché lui poi ci vuole portare a visitare un po' qui intorno qualche cosa. E l'ultima cosa che volevo dire è che qualcuno te l'ha già detto questo, è chiaro che quando leggi questo libro e soprattutto le sue conclusioni, sembra quasi che ti viene la domanda di dire, insomma, Francesco vuoi ritornare a far sindaco, no? Ti viene un po' questa e tu hai già risposto che non ci pensi lontanamente, che è un capitolo chiuso, però poi tu dici, è una parte che è l'unica parte che mi ha colpito, dici a un certo punto, oggi le caratteristiche nuove che hanno la società, Roma, ma anche in generale anche nel paese, richiederebbe queste incessanti nuove problematiche, questa evoluzione, richiederebbe una crescita di conoscenze e di consapevolezza generale con un miglioramento degli strumenti di guerra. Non basta più, cioè la visione di elite illuminate. Dovranno ascoltare e cercare di sapere praticamente tutti. Ecco, io penso che questo sia sicuramente un processo necessario, però per me le elite sono sempre indispensabili. L'elite può essere l'elite politica, può essere l'elite culturale. Io penso che abbiamo alle nostre spalle, e finisco su questo, abbiamo vissuto un momento della nostra città invece in cui proprio oltre alla gente in generale è l'elite di questa città è stata trascurata e silenziosa, non si è fatto sentire. Per me di elite c'è grande bisogno. Non so se ho interpretato bene quello che tu scrivevi, ma questo lo dirai dopo Vasco, perché sarà lui che dovrà un po' dialogare soprattutto con te. E grazie a voi di nuovo per essere qui. Buonasera, innanzitutto Francesco, mi permettimi di rompere il ghiaccio facendoti una critica. Perché noi invecchiamo, almeno io invecchio e tu no, cioè, tanto non si capisce, questa è una cosa intollerabile per noi, passano vent'anni. Perché cammino. Ma poi non è vero niente, qua c'è il professor Santoro che ci cura a tutti, che ha un'età, diciamo, ne dimostra 55. Ce n'ha qualche decina di più, guardate che fiore che è il professor Santoro, fate a lui un applauso a proposito della buona salute e della cura dell'anima degli altri. Camminando per lui. Allora, io che ho un'età devo mettermi gli occhiali purtroppo per leggere. Io il tuo libro Francesco l'ho letto, è molto interessante e sono molto belli i percorsi, come diceva Claudio, mi viene assolutamente voglia di camminare. Ti chiedo di iniziare, diciamo, di farci un piccolo excursus partendo, come dici tu stesso, dal primo, da dove tutto è cominciato, dal Tevere. Ma mica mi puoi chiedere tutte e 18, no, capito? No, allora, innanzitutto, Claudio non ha fatto i ringraziamenti, ma io sono commosso di vedere qua delle persone che, tra l'altro, mediamente hanno molte cose da fare e hanno deciso di dedicare un'oretta per questo dialogo. Sono veramente onorato e commosso, mi fa piacere, ringrazio finalmente Claudio, mi ha detto non terza, se no non ci riprendo, rimango seduto, è vero, ci può anche alzare? No, non ci si può. Sì, pochino sì. Potrei pure alzare, vabbè, dopo semmai. Allora, io vi ringrazio infinitamente, tutto è iniziato a Roma su Tevere. Il libro racconta il fatto che il Tevere è decisivo nella storia di Roma perché era percorribile, attraverso il Tevere arrivavano dal mare gli approvvigionamenti, tant'è che il primo porto dedicato a Portuno, dio antico dei porti, tempio che noi tendiamo a definire di Ercole è invece il tempio di Portuno, accanto al foro di fronte al foro Boario all'Arco di Giano, e
sui porti è basata la grandezza di Roma, perché era abbastanza lontana dal mare. E la grandezza della città è stata legata proprio al fatto che non avrebbe potuto essere assalita dal mare, occupata e distrutta, come è avvenuto ad esempio a Cartagine, quando i romani hanno deciso che era da distruggere Delenda, perché alla fine era irriducibile il dualismo. I romani hanno sempre trovato un modo per sintetizzare la relazione con il resto del mondo. La grandezza assoluta di Roma antica risiede nel fatto di aver creato delle istituzioni che permettevano l'associazione ai suoi disegni a coloro che venivano conquistati, conquistati crudelmente in molti casi. E solo Cartagine era irriducibilmente nemica, avevano fatto proprio i loro conti, c'è niente da fare, o loro o noi. E Cartagine era più fragile perché era sul mare. Lo stesso borgo di Ostia Antica, la spiegazione del perché era lontanarsi dal mare? Sì, diciamo, ci sono stati vari borghi, questo per esempio c'era uno che si chiama, modo strano, Giovannipoli, è quello che circondava San Paolo fuori le mura, e poi ovviamente il borgo di Ostia Antica che era sulla linea del mare. Ricordo che, lo dico a tutti noi, il Tevere arrivava 3 chilometri prima di quello che vediamo oggi, e questi 3 chilometri sono stati riempiti dai detriti fisici, terriccio, pietrisco e rifiuti. Guardo la nostra ex assessora all'ambiente, e quando voi qui fuori, uscendo per Via Giulia, cercate, leggete le targhe, Monsignore delle strade, insomma, proibisce di fare il mondezzaro, non era perché il Monsignore poi passava con i suoi carretti e li portava in una discarica. Si scongiurava il cittadino medio da buttare roba per strada, a monnezza per strada, perché sarebbero passati dei carretti che più ordinatamente l'avrebbero buttata nel Tevere. La discarica di Roma era il Tevere. Ma tutto nasce sul Tevere per questi motivi, cioè per questa condizione eccezionale di Roma, che ha delle naturali difese nelle alture iniziali, Septimontium, che non so, i Sette Colli, ce ne sono almeno 2 o 3 per alcuni dei colli originari. Va bene, hai letto il libro, va benissimo. Io ho detto scherzando che anche Draghi si è sbagliato, perché quando al G20 Boris Johnson è andato alla Mattarella e ha provato a fare il spiritoso e gli ha cominciato a elencare i 7 colli di Roma in inglese, a un certo punto ha detto, insomma, è arrivato a 5, poi non sapeva come andare avanti, ha fatto Lateran e Mattarella è rimasto impassibile, è muto, è rimasto, e invece Draghi si è un po' allargato e gli ha detto forse Colleoppio, che in effetti però Colleoppio è una delle alture del Septimontium, perché è uno dei è riferibile alle alture originarie, fondative. Però queste alture perché erano importanti? Che permettevano di stare più riparati dagli assalti occasionali e permettevano appunto di godere dei vantaggi della navigazione attraverso il Tevere, che poi sarebbe evoluto in maniere incredibili, più pieno di tecnici, di ingegneri, di costruttori, di studiosi, di architetti, di tecnologi. L'Alaggio è una roba incredibile, come arrivavano tutte le merci a Roma? Arrivavano lungo il Tevere trascinate, prima da schiavi, non ce lo dimentichiamo mai, la grandezza di Roma è stata basata sullo sfruttamento dell'uomo, e poi dai buoi e dai cavalli, ovvero sia c'erano delle corde, dei grandi funi che permettevano di trascinare controcorrente, mentre andava verso il mare, tutto quello che arrivava dove? Che arrivava a Ostia prima, a Portus, poi, cioè a dire dei due grandi porti che via via Cesare e Nerone, insomma, hanno dovuto attrezzare per i bisogni pazzeschi di una città che doveva sfamare quotidianamente 1 milione di persone. Voi vi rendete conto di cosa sta succedendo oggi
col grano dell'Ucraina, rendetevi conto che cosa significasse per Roma far venire il grano per sfamare 1 milione di persone nel secondo secolo. C'era una specie di reddito di cittadinanza che non era a Roma, che non era un reddito di cittadinanza per legato al benessere, era universale. Poi chi vi accedeva, c'era chi vi accedeva e chi no, ma esisteva la disponibilità di una quota di sussistenza per tutti. E a questo era deputata la Annona, l'assessore al commercio, si diceva ancora un tempo a Roma, assessore all'Annona. Trovate nel mio libro la definizione di Annona, che è sensazionale, che ho preso dalla Treccani, per la sua complessità amministrativa, organizzativa, gestionale, altro che un ministero, altro che un ministero. Quindi il Tevere è all'origine il luogo fisico dove, essendoci un guado, un attraversamento, secondo la leggenda, l'acqua si allarga mentre il Tevere curva verso destra dopo l'isola di Perina, e le paludi provenienti dal foro Boario, dal Palatino, perché erano fiumi e paludi, creano più facile attraversamento. Lì fisicamente si arena la cesta, secondo la leggenda dei due gemelli, e poi la lupa si incolla e porta nel Lupercale sotto, ricordiamoci del fatto incredibile che la storia del Lupercale corrisponde, cioè della grotta dove leggendariamente la lupa latte i gemelli, si trova nel luogo dove avviene, secondo Andrea Carandini, la prima messa di Natale, a 50 metri dal luogo dove c'è il Natale, tra virgolette, di Roma, che ovviamente avviene con una fondazione storica sul Palatino, i segni, le mura, il tracciato, lo scontro tra i due fratelli, eccetera, 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 ma la chiesa sottostante è il luogo dove Santa Anastasia, la sorella di Costantino, sono due Anastasia, Anastasia di Sirmio e la sorella di Costantino, fa celebrare ragionevolmente nel secondo o terzo decennio del IV secolo la prima messa di Natale. Pensate, della storia dell'umanità, pensate su questo ha scritto Carandini. Allora, Tevere, alla cesta, al guado, all'attraversamento, all'isola Tiberina, che ha un significato enorme, isola della salute, ricordava il grande Adriano Ossiscini, isola della salute, perché sempre è stata accogliente. Quando i patrioti antipapalini combattevano il Papa, bene, c'era sempre un'assistenza per curare l'isola di Tiberina. Quell'ospedale non chiudeva mai le sue porte, e se gli ebrei sono stati discriminati anche nella salute, è stato giusto creare sull'isola di Tiberina un ospedale israelitico a parziale risarcimento di questa lunga storia. L'isola di Tiberina è un sito, tenete conto, l'isola di Tiberina era qua, il Tevere si fermava nel lato sinistro dell'isola di Tiberina in corrispondenza del guado. Perché? Perché ci stavano dei mulini che macinavano, e i detriti di quei mulini creavano un blocco dello scorrimento della corrente del Tevere. Si può parlare del Tevere per mesi, ma qui ci troviamo in un posto al termine di questa viuzza di Sant'Eligio, c'era una barchetta che attraversava il Tevere. Ovviamente la cosa più seria era Ponte Sisto, non lontano da qui. Tu hai ricordato Giulio II, il disegno di Giulio II era di creare un quadrilatero sostanzialmente. Questa è la prima strada diritta di Roma, di Giulia. La prima strada diritta, non che non vi fosse già un percorso, qui si chiamava Via Magistralis, ma il proposito ovviamente è creare un quadrilatero di circolazione. Ponte Sisto, un altro ponte che poi non sarebbe stato realizzato, via Giulia, via della Lugana. Ricordate tutti che Ponte Sisto è una cosa mirabile, ragionevolmente Baccio Pontelli, il diretto
del Rinascimento, è dietro il 400, che avrebbe fatto tante cose, in realtà ne ha fatte di meno, però la prima firma conosciuta degli architetti moderni, perché l'architetto fino al 300 era un artigiano, caro architetto, quindi firmava poco, l'architetto contava fino a un certo punto. Quindi si conoscono pochi architetti, nel Rinascimento i primi architetti qui sono Baccio Fontelli, Nanni di Baccio Biggio, il Caprina, non sono tanti gli architetti del 400, tant'è che a Baccio Fontelli gli si attribuisce tutto, castello di Ostia Antica per l'appunto, la chiesina meravigliosa di Sant'Aurea, in teoria non era così, facciate di chiese eccetera eccetera, però ragionevolmente Ponte Sisto. Perché Ponte Sisto? Perché Sisto IV si era rotto le palle del traffico, caro Walter, si era rotto le palle del traffico e del disordine che c'era in Campo Marzio. Papa Sisto IV, che era tostissimo, la Cappella Sistina si deve a lui, Sisto IV andava a cavallo da solo e si incazzava perché c'era casino, c'erano bancarelle abusive, no, scherzo, c'erano i cavalli in doppia fila, i cavalli in doppia fila, come? I cavalli in doppia fila forse, sì, le carrozze in doppia fila. Però voglio dire, allora siccome per arrivare dal Campo Marzio a San Pietro poteva passare soltanto da Ponte Elio, Ponte Sant'Angelo, e quindi c'è un basta, oppure dall'isola di Berina molto più indietro, decide di costruire Ponte Sisto per accedere dalla lungara dei piedi del Gianicolo. Per farlo, l'ho scritto mi pare nel mio libro precedente, il finanziamento come viene realizzato, come si costruisce Ponte Sisto, con due modalità: una tassa sulle prostitute messa dal Papa, sulle cortigiane si diceva, e il saccheggio del travertino al Colosseo, che vedete, che trovate lì stabilmente, lo trovate anche, che ne so, cito sempre il libro Sant'Agostino, facciata bellissima di Sant'Agostino, anche fatta tutto bel travertino del Colosseo, era una bella cava inesauribile. Quindi il Tevere era da attraversare, da vivere, era complicato, accompagnato tutto, ho finito. Però è per dirvi, qui dove ci troviamo, ecco, questo rettilineo di un chilometro era la prima strada retta di Roma, di Giulia. Poi sono arrivate quelle Sistine, magari su Sisto Quinto dico qualcosa dopo, se no me mena Vasco. Ma vado a girare il fiume in piena, Francesco, hai citato tu l'isola di Berina, l'isola della salute. Questo libro si capisce, è figlio della pandemia, ti devo chiedere, si capisce che è scritto recentemente, cioè chiaramente un figlio della pandemia, si chiama Camminando Roma, non che tu non camminassi, però ti volevo chiedere se è così. Per il lavoro sì, generale, per il lavoro sì, per il camminare no, nel senso che adesso camminiamo molto volentieri, perché la pandemia forse ci abbiamo dietro le spalle. Va bene, allora metto i piedi più nel piatto. Provo a fare una domanda politica, Francesco. No, semmai quella è... Allora visto che ce lo chiede, la domanda cattiva è: il 2008 è stato un errore? Era obbligatorio farlo e poi così è stato. Posso dire, non potevo dire no, avrei dovuto forse dire no, ma quando te lo chiedono tutti lo devi fare. Allora, sia le tue giunte che quelle di Veltroni sono ricordate probabilmente come gli ultimi sindaci amati o comunque con un discreto consenso. Se non ricordo male, la consigliere ha scritto anche nel libro, sei il sindaco con più voti assoluti votato a Roma, e la domanda è la seguente, non è tra l'altro secondo me neanche un caso che entrambi voi due, finito il mandato, diciamo, abbiate corso alla premiership,
governare Roma e governarla bene è un trampolino lancio, nel senso che se uno lo fa bene non è per forza, perché oggi c'è un'altra vulgata completamente opposta, che governare Roma non conviene. Il centrodestra per esempio ha sostenuto, diciamo secondo retroscena, di non voler trovare un candidato per Roma esattamente per questo, per non volere mettere le mani dove c'è paura di mettere le mani. Quindi la domanda è: governare Roma, se lo si fa bene, è una cosa positiva, oltre che per Roma, diciamo anche per chi lo fa? Ma intanto non c'è niente di più meraviglioso che partecipare al governo di Roma. Qua ci sono le persone che hanno partecipato con onore e credo che la loro vita sia cambiata grazie a questo. Credo Lim, credo Mimo, credo Loredana, credo Walter, Luisa, ciao Amedeo, Piero. È cambiata la vostra vita certamente non potrebbe più essere quella di prima dopo aver fatto questa esperienza. Ognuno ne cava quello che si sta nelle sue corde, quello che desidera fare, se più la politica, più il servizio pubblico o magari altre attività. Diciamo che il governo delle grandi città è una opportunità pazzesca. Non sono frequentissimi nel mondo i sindaci che hanno avuto poi... Adesso è successa una cosa pazzesca a Parigi, dove si è candidata la sindaca alle presidenziali e ha preso a Parigi il 2% dei voti, come candidato presidente della Repubblica. Cosa pazzesca, se ci pensate, no? Johnson è stato sindaco di Londra e poi ha avuto un notevole successo in chiave paradossalmente fuori da Londra, perché lui ha vinto in una città che è piuttosto progressista come sindaco conservatore, e poi è stato l'alfiere della Brexit che ha preso tutti i suoi voti nella Inghilterra profonda, e dico Inghilterra non solo UK. Quindi non c'è una legge. Io ricordo un personaggio pazzesco, si chiama Lerner, che era il sindaco di Curitiba, una minore città brasiliana, che è stato un straordinario innovatore per l'aspetto ecologico e ambientale. Ricordo pure, secondo me, il più grande sindaco dell'Europa contemporanea, Pasqual Maragall. Ciascuno di noi ha trattato con la giunta di Barcellona. E la cosa singolare di Maragall è che era un poeta, figlio di un grande intellettuale e un grandissimo amministratore, cosa rarissima. È rarissimo, ci sono degli intellettuali che sono anche degli operatori risolutivi. Lì congiurò una cosa straordinaria, cioè il fatto che durante il franchismo loro si erano riuniti incessantemente e segretamente per immaginare la città del domani. Quindi quando hanno avuto il potere, caduto il franchismo, hanno avuto anche una buonissima disposizione da parte del re, di cui giustamente si criticano molte cose bizzarre che ha fatto, ma che per il compromesso con la Catalogna, Juan Carlos, fu decisivo, e tra l'altro fece dare a Barcellona i giochi olimpici della Spagna, no? E la candidatura olimpica di Barcellona divenne esattamente la palestra trasformativa della città. Vi dico solo una cosa che i nostri, diciamo tutti noi della squadra di quegli anni, ricordano perfettamente: a Barcellona, città del mare, non c'era una spiaggia, non c'era un affaccio sul mare. Che altro commento si poteva? E questo perché? Perché la gestione urbanistica era stata proprio volta a incasermare una città che potere centrale viveva come antagonista. Molto interessante. Ma loro chi erano? Erano intellettuali, architetti, urbanisti, scienziati, studiosi, tecnici, professionisti, che di notte preparavano la città del domani. Quando hanno avuto in mano le leve del cambiamento, non hanno usate, perché avevano studiato, preparato, da congiurati, tra virgolette. Una cosa meravigliosa questa storia di
di Barcellona, forse la più trasformativa tra le grandi città europee. Quindi non si può fare un paragone. Il tema di Roma che sfugge a tutti è che Roma sono 130.000 ettari e solo il centro storico di Roma, per come qui adesso Walter ha una grande responsabilità di indirizzo, di riflessione sull'area archeologica centrale, sono 1.300 ettari. Considerate che 1.300 ettari è la dimensione di Vienna. Per noi è solo la città dentro le mura aureliane che dobbiamo evitare diventi solo una serie di B&B. C'è un problema gigantesco che abbiamo nell'area centrale, ci deve essere vita, ci deve essere attività produttive, residenze, insomma, uno dei grandi temi. L'altro tema immenso però è questa sovrabbondanza della forza di Roma centrale, come si riflette sugli altri 120.000 ettari, va? Ci mettiamo Prati, Prezzo Primo, San Lorenzo o i quartieri Parioli, così via. Come si riflette su un territorio così? Questo è il grande tema di oggi. Analisi che sono state fatte, ad esempio alcuni che hanno collaborato con Walter negli ultimi anni, sono interessantissime perché descrivono le diverse caratteristiche economiche, sociali, il dislivello di conoscenza, di formazione da quartiere a quartiere nella nostra città è devastante, devastante. Ecco, temi enormi, perché non hai una città e un effetto città, non solo per motivi urbanistici, di infrastrutture, di collegamenti, certo, di servizi, ce l'hai nel fatto urbano in sé, cioè sul fatto che è città e non una realtà frammentata, spappolata, in cui probabilmente tu hai anche delle comunità locali autosufficienti, per esempio Sant'Eligio, Sant'Eligio ce ne stanno tre a Roma, come sa benissimo il nostro padrone di casa, no? È anche divertente. Uno sta sull'Osa, cioè Lunghezza, c'è cioè Sant'Eligio che sta là. E lì c'è sta Castelverde, uno definisce Castelverde, io non posso dimenticarmi, a Castelverde noi abbiamo piantato gli ulivi, perché è una borgata, quartiere, vero Mimmo, di Marchigiani. E i marchigiani di Castelverde ci hanno detto, nel momento in cui fate finalmente fognature, servizi di illuminazione, ci portate diciamo, le condizioni basiche di essere un quartiere, ce la siamo costruita da soli ovviamente, abusivamente all'epoca, per favore sui marciapiedi mettete gli ulivi che ci ricordano delle nostre contrade. E se voi andate oggi, non so come siano tenuti questi ulivi, spero bene, sono un problemino per i marciapiedi. L'oliva che si stacca e finisce sul marciapiede fa la macchia sul marciapiede, vero? Quindi dettagli, però voglio dire, se parliamo di Castelverde, ecco, se parliamo di Porta Medaglia, quanti di voi sanno dove è Porta Medaglia? Alzi una mano, la usava Laurelli perché è zona sua. Uno, Porta Medaglia, due, bravo, tre, quattro, no, non male. Una volta ho chiesto a un importante amministratore la differenza tra Porta Metronio e Porta Medaglia e mi ha risposto ma sulla stessa cosa, non ha detto, no? La Porta Medaglia invece è un quartiere prevalentemente di calabresi che sta a Laurentina sostanzialmente. Dico male, Laurelli? Corregga. Ti corregga. Va bene. Ah, e tu sta, non si può aprire? Sì, si può aprire, diciamo, qui. Diciamo. Si può aprire, ma è venuto Sandro? Sì. Ammazza che carino. E come stai? Stavo proprio lì, sono proprio lì. No, ma magari, no, scusate, io ho dedicato il libro a una persona che non può camminare, Alessandro Crescenzi, mi dicono che è venuto qua perché è inarrestabile, come vedrete è inarrestabile. Sono contento che si affaccia, gli potete aprire, sarebbe adorabile, grazie. Ecco, dicevo, Sant'Eligio sta sull'Osa, Sant'Eligio sotto alla Consolazione, c'è un altro Sant'Eligio che è Sant'Eligio perché i
diciamo, i benestanti qui rappresentati, vero, hanno chiesto di fare la chiesa di Sant'Eligio degli Orefici, gli Oras degli Orefici, a Raffaello. In precedenza San Salvatore alle Convelle, Ferrari erano assieme agli Orefici, assieme ai Sellari. Bravo. Tutto bene, però adesso non me la dipingete così, è pure vero che invece i Fabbri Ferrari hanno una chiesa più modesta, sempre dedicata a Sant'Eligio, che sta ai piedi accanto alla Consolazione. Quindi i Fabbri Ferrari l'hanno fatta fare più sportiva, gli Orefici l'hanno fatta fare a Raffaello, adesso lui la dipinge come noi, gli artigiani, la storia. No, lo so che sono cugini, anche perché guarda, io mi ero pure segnato, mi ero ripassato le categorie, tu mi correggerai, le sei categorie sono gli spadari, gli armigeri, i chiavari, i chiodaroli, i calderari e i morsari e maniscalchi, che facevano insieme i morsi dei cavalli e non siamo riusciti a fare Alessandro? Però c'è un'occasione ghiotta, c'è Walter Tocci, esatto. Noi abbiamo parlato spesso, c'è un tema che ci accomuna e ci interessa tanto, e tu nel libro parli del museo della città, cioè, e parli proprio dello stesso luogo, pensiamo noi, tutto il complesso di Via della Greca e di Via dei Cerchi. Ce ne vuoi un po' parlare? E poi se parte pure ne vuoi parlare, perché è un'occasione tutto più. No, questa è una cosa preziosissima. Allora, come sapete, anzi, iniziò con la nostra amministrazione l'idea, la portò avanti Peltroni, poi sarà nata l'idea di costruire, di realizzare un museo della città, non come museo della città antica, ecco, io su questo non sono d'accordo, perché della città antica, sulla città antica noi abbiamo 6, 7, 8 musei, cioè abbiamo 4 solo il polo archeologico, no, nazionale, quindi ci abbiamo Romano, abbiamo Altems, abbiamo Cripta Balti e insomma ci abbiamo l'ex Massimo, 4 musei sulla Roma antica, poi ci abbiamo Campidoglio, non ne parliamo, poi ci abbiamo l'antiquario comunale sul Celio, poi ci avremmo in teoria anche il museo della civiltà romana all'Euro, no? Con un sacco di altre cose. E secondo me la cosa più interessante sarebbe di fare anziché un museo sulla Roma antica, per cui a mio avviso non è stato sciocco di avere diversi poli, la Roma antica, insomma anche i Vaticani, non solo i capitolini, eccetera, ma di avere un museo della città, come è stato realizzato ad esempio a Londra, cioè un museo che racconta la storia, 2800 anni di storia e trasformazione di Roma, e parla dell'oggi e parla del domani, coinvolge i cittadini su cosa debba avvenire nel futuro. Secondo me, e lì il posto è fantastico, perché avete capito, l'ex Pantanella di testata, anche con l'Inna ce ne eravamo occupati, di testata al Circo Massimo, e, no, Via della Greca, eccetera. Quello sarebbe assolutamente perfetto. Augias sta riflettendo su questo, Carandini sta riflettendo su questo, però con più attenzione al tema della città antica. Secondo me è irripetibile fare un museo della città, cioè un museo nel quale anche si chiamano i cittadini, dove c'è una grande, a Londra è molto interessante, è stato, non mi ricordo se Rogers o Foster l'ha progettato a Londra, il museo della città di Londra, Foster o Rogers, trovatelo su Rogers, vabbè, trovatelo su Google. E vabbè, insomma, bravi se riuscite ad ottenerlo. C'è qualcuno che vuole anche un museo degli argenti? Degli argenti, vabbè, prima fa un croce. C'è qualcuno che può fare prego una, ah, è arrivato, ma devo uscire io perché ci sono delle scale, ma non può entrare, ci sono dei gradini, stanno i gradini. Noi è da un po' di tempo che lavoriamo intorno a questa idea del Museo della Città di Roma, che è una costruzione
po' complessa, perché parte dalla collocazione adeguata di quello che è oggi il polo museale capitolino, nella possibilità di decentrarsi dalle attività strettamente amministrative, e quindi di costruire non soltanto una offerta di tipo turistico. Ecco, noi andiamo benissimo sul turismo, cioè la città è dedicata al turismo, e noi romani spesso soffriamo questa invasione. Lavoriamo su questo settore, attualmente lo sviluppo è oltre ogni minimo immaginazione che si potesse avere subito dopo il periodo del Covid. E questo rivela che cosa? Che quando siamo nel momento della crisi siamo capaci di riflettere sulle condizioni, siamo capaci di organizzarle e forse anche di immaginarle in modo alternativo, più produttivo. Quando invece ci troviamo nella possibilità immediata di realizzare dei profitti, ci scordiamo invece quello che già la Banca d'Italia nel 2019 ci diceva: non rendete la città esclusiva economia turistica, non costruite intorno alla cultura una crescita sociale e civica. Punto 1. Il museo della città quindi è un museo che è la costruzione del cittadino, la costruzione di una coscienza diffusa della città. Un'altra cosa che l'occasione non può, non la posso tralasciare, io sono vicepresidente dell'Italia Nostra Roma e quindi dichiaro una mia vocazione, diciamo, non alla conservazione, che è sbagliata identificarla in questo modo. Ultimamente noi abbiamo dimostrato di esserci collocati oltre il pensiero dominante. Oggi Roma, il centro storico di Roma, non ha tutela. Questo è una cosa che ce lo dobbiamo dire tutti, al di là dei buoni propositi. La tutela è indispensabile, perché Roma è una città storica dalle strade, come questa che attraversa nel taglio giuliesco la parte del Campo Marzio antico, e che non va soltanto ai punti nodali fissati dai vincoli singoli e monumentali. Quindi io vi invito a riflettere, vi invito a pensare politicamente a far vivere questa idea che l'UNESCO non può essere un ente che gestisce l'attività proprio di tutela del centro storico, ed è una cosa che è anche, scusatemi, un po' segna l'arretramento civile nei confronti della nostra comunità. Grazie. Francesco ha volutamente eluso la mia domanda, io provo a rifargliela in maniera più politica. Quando l'anno prossimo legittimamente Giorgio Meloni si candiderà alla premiership, probabilmente tu la rimprovererai, la biasimerai sul fatto che non si è voluta candidare a sindaco di Roma, anzi che si è candidata e ha pure perso, cioè che non ha la domanda è ancora più specifica, o che non ha una classe dirigente per essersi candidata alla guida di questa città? Ho capito, però chi è che stabilisce se uno che si candida sindaco non è all'altezza? Alla fine, diciamo,
sono gli elettori che lo decidono, qualche volta però gli elettori scelgono con un'altra motivazione, per esempio veniamo da una... È interessante quello che ha detto Claudio a proposito dell'elite, cioè a dire, è evidente che un raggruppamento, un'associazione come questa ha una funzione importantissima di indirizzo, di ricerca, di riflessione, di dialogo interno e di proposta, perché raggruppa professionalità, esperienze, desideri positivi di contribuire alla vita comune, una cosa bellissima, magnifica. Se però non c'è partecipazione, se non c'è processo di condivisione, ci si rinchiude in un club. Questo è, non parlo di voi, sì, dico sì, che un processo di ideazione, di riflessione tra chi è più formato, informato, appassionato, studioso, conoscitore, che dialoga, che ascolta, che si misura, si confronta con le idee degli altri e poi deve sboccare in decisioni della comunità. Altrimenti abbiamo quello che noi abbiamo vissuto negli ultimi anni, cosa è stato? Che le elezioni le hanno vinte, si sono vinte fondamentalmente contro. E tutto sommato la cosa più negativa che si è verificata a mio avviso negli ultimi anni è che la sanzione popolare, perché la sanzione popolare c'è stata, si sono evaporati x centinaia di migliaia localmente, milioni di voti evaporati completamente. Dove sono finiti? Sono finiti dal contro al per? Sono finiti ragionevolmente in astensione. Quindi, a mio avviso, avere a Roma una destra, tra virgolette, che crea un gruppo dei gruppi dirigenti, che studia i dossier e che avanza le proposte, è positivo per la città. Avere delle forze della critica, dell'opposizione, dell'andare contro, che capiscono che arriva un momento in cui te devi misurare con i risultati e premiare le competenze, questa secondo me sarebbe l'evoluzione più sensata, più giusta della battaglia politica. Adesso, ripeto, quello che è avvenuto negli ultimi, quanti sono? 10? 15? Non so, quanti anni, nei quali per vincere bisogna andare contro. No? Siamo in grado, con tante persone sensate, se ci sono stati dei risultati commisurati alle aspettative, e ricordo anche che ci sono dei fenomeni molto rilevanti che si chiamano astensione da sfiducia, astensione da disaffezione e astensione critica, molto diverse tra di loro. Qualche volta uno non vota perché non vede davanti una cosa in cui crede, oppure non si vota perché si rigetta il sistema, oppure non si vota perché sei deluso da quelli che pensavi avrebbero trasformato il sistema. Ma anche, certamente anche, però voglio dire, il popolo è formato dalla totalità dei cittadini, e secondo me la funzione della politica e del grande indirizzo culturale e politico dovrebbe essere quello di coinvolgere, motivare e fornire informazioni che permettono alla gente di valutare e di scegliere. Sì, l'ignoranza è una brutta bestia, però la diciamo, nel frattempo, allora, vogliamo dire una cosa che è cambiata da quando noi governavamo la città? La digitalizzazione. Pochi di voi si ricordano, lo dico a onore di Piero Sandulli che è nato, c'è un impegno universitario. Io non me lo ricordavo, ma nel 94, eravamo al governo da un anno, noi abbiamo creato a Roma 10 seggi dove si è fatto il voto elettronico alle elezioni europee. Cioè abbiamo sperimentato in Italia il voto elettronico, cioè si andavano i seggi per le elezioni del 94, 30 anni fa. Abbiamo fatto voto elettronico sperimentale in 10 seggi di Roma.
andato perfettamente, cioè il cittadino votava due volte, votava con la matita sulla scheda e votava con un computer. Sembra 30 anni fa l'abbiamo fatto, 30 anni fa davamo la carta d'identità a vista nei municipi, a vista. Entravi, te sedevi, andavi con un testimone, c'hai la pratica, c'hai, riempi il modulo, sia gentile, aspetta un attimo. E dopo un'ora uscivi con la carta d'identità. Ma che avevamo noi, scusatemi? Che ci avevamo? Che ci avevamo? Era normale. Io vorrei che ci si occupasse di questo, cioè a dire, è possibile che con la digitalizzazione del mondo tu devi avere un appuntamento tra 4 mesi, tra 5 mesi, per sperare di avere il rinnovo carta d'identità? Ragazzi, ma e non è possibile. Allora, che parliamo in Italia? La rivoluzione digitale, perfetto, la rivoluzione green, decliniamole in atti, incalziamo chi governa perché risponda. Però, allora fatemi anche dire, purtroppo, dico una cosa privata, che insomma, privata, che a un certo punto io sono andato al municipio di pertinenza, ho accompagnato mia figlia, doveva fare la promessa di matrimonio, quindi mi sono messo in fila, ho aspettato, lei aveva preso un appuntamento per la registrazione, la quarta figlia più piccola, e si sono riunite le impiegate, le funzionarie, tutte donne, e mi hanno detto, volevamo dirle una cosa, sindaco, gli ultimi corsi di formazione che noi abbiamo fatto e di aggiornamento professionale l'abbiamo fatti con la sua amministrazione. Ragazzi, non è possibile questo. E nel frattempo è arrivata la rivoluzione digitale, è arrivata la rivoluzione della sostenibilità, abbiamo, cioè, com'è possibile? L'impiegato comunale, il funzionario comunale, il dirigente comunale avrà bisogno di essere formato sulle piccole cose che permettono di non fare come facevamo noi il piano del traffico, ce lo ricordavamo sempre, no? Piano del traffico, mandavamo dei giovani con dei moduli sugli autobus, sugli auti dell'ATAC, vero Walter? A dire scusi, potrebbe rispondere alla domanda mentre l'autobus, alle persone che li guardavano male, erano lavori socialmente utili, se non mi ricordo male, no? Quindi noi usavamo i ragazzi i lavori socialmente utili. Posso dire una cosa? Se io potessi oggi convincere, io difendo il reddito di cittadinanza, lo difendo. Quindi se voi sono siete, io sono favorevole. Dico anche che se sono a capo di un'amministrazione mi ingegno per stimolare chi fruisce del reddito di cittadinanza a fare delle cose utili per la nostra comunità e a coprire a integrare delle funzioni che si possono svolgere. Esempio, noi mandavamo i giovani degli LSU, lavori socialmente utili, a intervistare sugli auti gli utenti per chiedergli, scusi, posso chiederle, lei dove sale, dove scende, le farebbe comodo un prolungamento, cosa pensa, ha dei suggerimenti per questa linea, perché mica ci avevamo Waze, ma vi rendete conto, il piano del traffico, non è che si faceva che c'è il TomTom, cioè a dire dei dati in base ai quali, ragazzi, sinceramente voglio dire che è una passeggiata, però somiglia, dai, sai tutto, cioè, se noi scriviamo casa su Waze e ti dice quale strada fare, ma ti dice anche che ci metti 32 minuti e l'altro ci metti 27 se passi di là, 48 se passi di là, 160 se passi di là perché c'è un problema e così via. Ma ripeto, il piano del traffico si faceva con la consultazione, il coinvolgimento e senza tecnologia. Stiamo usando la tecnologia abbastanza nelle nostre città? Poco. Stiamo usandola per poco. Migliorare i servizi in termini molto pratici. Quanto di più si può fare? Allora, io, l'elite qui riunita sotto l'effigie di Sant'Eligio, che guardate è quello a destra inchinato con la... Ma il nostro padrone, qua c'è un altro, mi ha insegnato il padrone, qui riunita avanzi delle proposte. Il nostro padrone di casa, che ringrazio di nuovo, mi ha ricordato una cosa che non sapevo, meravigliosa, Matteo da Lecce, l'autore, è finito in Perù, allora ho guardato su motori di ricerca, chi ne sa perché sta andato, comunque è andato via,
da Roma, forse non l'hanno fatto lavorare, ed è finito in Perù, è fuga di cervelli, è finito in Perù ed è morto in Perù, dove peraltro ha dipinto. Sapete che a proposito di Lecce, dico una cosa che tutti sicuramente sapete, la capitale di Silicon Valley perché si chiama Cupertino, dove c'è la sede di Apple? Perché si chiama? Si chiama Cupertino perché vicino Lecce c'è Cupertino, che è periferia di Lecce, da dove viene San Giuseppe da Cupertino. Quando i francescani fecero esaurito i toponimi, perché San Francisco era finito, era andato, Santa Clara era andata, San Diego, insomma, hanno finito tutti i santi importanti, tu San José, fate una passeggiata per la California e vedete che i francescani hanno esaurito i nomi dei santi importanti, gli cresceva da battezzare un piccolo torrente, un creek, in un posto desolato, e lo hanno intitolato a San Giuseppe da Cupertino, virgolato Lecce, la capitale mondiale del Silicon Valley è Cupertino, dove ha sede la grande struttura di Apple. Noi non ci rendiamo conto della forza simbolica che rappresentiamo. Qui alle nostre spalle vedete che c'è Santo Stefano, che ha i serci in testa, vedete, c'ha le uova all'estrema destra perché lo hanno lapidato, vedete? Mentre quello cui hanno dato fuoco, San Lorenzo, estrema sinistra, sta bello, non è scrucciacchiato, c'è soltanto la palma del martirio nella cosa. Però questo è Matteo da Lecce, finito in Perù, così come è finito in America un personaggio pazzesco di Roma, come sapete che io amo tanto, i miei colleghi della giunta me l'hanno sentito evocare troppe volte, Costantino Brumidi, nato nello stesso palazzo dove viene a Roma Grillo, cioè a dire l'Hotel Forum, che prima era una residenza, alla fine della... Peraltro giustamente lì va Grillo perché la salita del Grillo, no? Alla fine era una residenza. E l'Hotel Forum era la residenza della famiglia Brumidi, pittore, personaggio notevolissimo, poi di alcuni argentieri ora. Bravo. Però sì, quindi beh, un po' sopra salendo su. Salendo, sì. E la cosa pazzesca di Brumidi, lo dico a chi non me l'ha sentito dire altre volte, Costantino Brumidi era dignitario del Papa di Pio IX, fedele, pittore di corte. C'è un bel ritratto al Palazzo Laterano suo di Pio IX, era fedelissimo, poi però arriva il 48 e gli piacciono gli insorti e pare che dia una mano, insomma una cosa molto buona. È stato portato qui per il giorno, che c'erano le carceri, è stato portato qui, e poi a Castel Sant'Angelo, qua c'erano le carceri anche a Via Giulia. A proposito di Via Giulia, che c'entra, voi ve la prendete con quelli con la ristorazione, però che c'entrano le padelle e le pagnotte con Via Giulia? Questa non la sappiamo. Se no, ve lamentate con tutte queste trattorie. Le padelle, qua c'era Piazza della Padella, e non si sa perché si chiamasse così. Le pagnotte, c'è San Biagio della Pagnotta, dove si benedicono in onore di San Biagio della festa, si benedicono le pagnotte. Scusate, però era un dettaglio da Airbnb, turistico di terza fila. No, vi stavo dicendo di Brumidi. Brumidi, il Papa lo carcera perché sostiene che si è alleato con gli insorti e lo condanna. Lui cerca di farsi, dice: ma non è vero, non volevo, non ho fatto, non ho cosa. Insomma, morava Paolo. Il Papa gli dice, anzi, il segretario di Stato gli dice: caro Brumidi, lei va in esilio. In esilio dove? Nel Granducato di Toscana? A Napoli? No, in Francia? No. Dove? Lo carica su un piroscafo e lo manda da Civitavecchia in America.
e Costantino Brumidi è il pittore della democrazia americana. Se voi andate a Washington e scoprite la volta del Capitol Hill, dove parla il Presidente degli Stati Uniti, c'è il bellissimo fregio della storia dell'America, monocromo dipinto da lui, la gloria di Washington dipinta da lui. Se entrate nello studio di Nancy Pelosi, nello studio che era di Biden della Commissione Esteri, se andate a vedere l'affresco dell'Europa e l'America che si stringono la mano come delle dee romane, l'ha dipinto Costantino Brumidi nel giorno in cui fu posato il cavo transatlantico tra l'Europa e gli Stati Uniti. Costantino Brumidi è il cantore della democrazia americana. A Roma ha affrescato i bellissimi a Villa Torlonia, il teatro Villa Torlonia, aveva affrescato il palazzo poi distrutto a Piazza Venezia, stessa famiglia, e ha affrescato la più piccola chiesa di Roma, che vi prego di andare a visitare, che è grande come questo spigolo qua, che è la Madonna dell'Archetto. Se entrate alla Madonna dell'Archetto, che sta accanto alla pizzeria, sostanzialmente vicino a Piazza Santi Apostoli, è interamente affrescata da Costantino Brumidi, che era ancora papalino, che era ancora fedele seguace di mio nonno, e però appunto una volta cacciato si è ingegnato, e pensate, questo lo dico ai nostri ex amministratori, ha disegnato una linea di metropolitana di superficie, ha fatto uno schizzo a seconda metà dell'Ottocento su una highway potenziale della città di New York. Pensate quant'era vivace, e Papa però l'ha mandato a fanculo e l'ha regalato alla democrazia fantasia americana. Claudio ci taccia, no, perché abbiamo no, è un'ora e 15. Allora, siccome un'ora e 15, so che Francesco sarebbe fino a stanotte. No, loro no, però forse loro. Anche noi. Anche voi. Adesso però c'è una curiosità, Francesco. Tu dovresti firmare un po' di libri per chi li vuol prendere. E poi hai detto che volevi fare una passeggiata qui intorno. No, è troppo tardi adesso. No. L'abbiamo fatta con Sandro Crescenzi. Dai. Senti, sai che qua sotto, allora vi dico un'ultima cosa e poi se ne andiamo. Qui, quando sono stati fatti i muraglioni, passiamo più bassi ovviamente, no? Del lungo Tevere. E uno degli spettacoli che c'erano più erano le lotte a coltello tra i bulli, che si svolgevano 100 metri più in qua, e la gente si affacciava, perché i romani sono grandi dal punto di vista. Io racconto il mio libro, una delle cose tragiche che erano. Una cosa tragica che era il lancio dei cocomeri nel Tevere per la festa di San Bartolomeo. Era uno spettacolo crudelissimo, perché si buttavano nel Tevere per raccogliere questi cocomeri che venivano in occasione della festa a fine agosto, San Bartolomeo, i ragazzini del Tevere, e ne morivano tanti, annegati e travolti nelle pale che ho citato prima dei mulini che stavano lì attorno all'isola di Tiberina. Pazzesco. E purtroppo lo spettacolo era crudele anche per questo. Cioè la Roma, che noi guardiamo con poesia spesso, era di un cinismo crudele. La Roma dei papi aveva delle crudeltà enormi, e io ho anche ricordato che la strada che porta diciamo il nome di mia moglie, cioè via della Palombella, dove io ho conosciuto peraltro mia moglie, che come sapete è la stradina che è stata Sant'Eustachio alla Minerva, al Pantheon. Nella via della Palombella c'era la locanda della Palombella, che era un club di bulli, come quelli che si accoltellavano qua, 100 metri qua, e la gente veniva e si sbudellavano e si vinceva. I bulli della Palombella erano divertenti, perché lì c'era la tecnica della
cicciata. So di dire una cosa terribile, ma chi lo sa cos'è la cicciata? No, lo dico io. Cos'era la cicciata? La cicciata è che diventava socio di questa corporazione che ha 100 metri al Senato, quindi potresti rivivificarla. La rito della cicciata era il seguente: ci si accoltellava, ma alla ciccia, quindi soltanto in superficie. Quindi colui che soggiaceva a questo rito, fidando sulla maestria del maestro di coltelli, entrava nella club della Valombella, perché aveva superato la prova della cicciata, ovvero si era fatto trafiggere da un coltello, però diciamo qua ha lasciato dove, quindi non era una cosa per magri, meglio di averci qualche dotazione. Allora, la cicciata è un'altra cosa, quindi poi se andate a 300 metri da qua, di più, no, non troppi, andate, se pensiamo agli spettacoli che c'erano dentro l'Augusteo, ragazzi, e qui fatemi ricordare il grande Nathan, perché Nathan volle dentro l'Augusteo un teatro pubblico che poteva ospitare fino a 5.000 persone, Luisa, fino a 5.000 persone, poi Mussolini l'ha svuotato. Perché l'ha svuotato? È storia, anche se non è una storia esplicitamente dichiarata. Lui voleva essere sepolto lì, dove era stato sepolto Augusto. E infatti aveva creato, aveva spostato la Rapace. La Rapace, come sapete, non sta lì dove è oggi, dove noi abbiamo creato con fatica il museo e la teca. La Rapace è stata trovata all'angolo di San Lorenzo di Cucina, sul via del Corso, e fu portata lì da Mussolini proprio con il proposito di creare un compendio augusteo che avrebbe dovuto sfociare sulla sua figura, che lì erano stati sepolti Augusto della famiglia augustea, morti. E quindi, per fare questa bella impresa, ha svuotato, ha eliminato l'auditorium, che si era chiamato Corea, perché tra i proprietari della zona c'è stato un marchese Correa, Ercorea, si è chiamato a Roma, l'ha svuotato. Roma ha perso l'occasione di avere grandi concerti per decenni, finché questa amministrazione, e fate un applauso a loro, non ha saputo costruire l'auditorio. Linda si è fatta dai sordi, con la legge Roma Capitale, con Loredana abbiamo piantato il primo leccio, con Renzo Miano abbiamo piantato, con Mimmo abbiamo fatto tutto un disegno. Voglio ricordare anche Marcello Cagnoni, possiamo ricordarlo, è stato, come no? Maurizio, scusami, Cagnoni, che è stato, scusami, Maurizio, è stato bravissimo. È stata l'anima di questa realizzazione, quindi con la guida di Mimmo. E un'altra persona voglio ricordare, perché sennò siamo ingiusti, la localizzazione dell'auditorium si deve a Francesco Ghio. Perché? Perché eravamo in consiglio comunale all'opposizione, rispetto alle proposte che venivano avanzate, erano irrealizzabili, tra cui al Borghetto Flaminio, dove non c'è una spilla al Borghetto, altro ha voglia mettere i tre, no? E quindi venne un ragazzo, un giovane architetto, e venne da Antonio Cederna e da me, consiglieri dell'opposizione, e ci portò, ritagliato su un cartoncino spesso, a proposito del ruolo dell'élite, di chi conosce il mondo, la pianta dell'auditorium di Sydney, che aveva ed ha tuttora le tre sale. Non vi dimenticate mai che oggi l'auditorium di Sydney è chiuso, perché devono spendere alcune centinaia di milioni per restaurarlo. C'è la manutenzione importante. A Parigi, a proposito di Renzo Piano, è chiuso il Centre Pompidou, il Beaubourg,
perché se debbono, anche l'architettura contemporanea ha bisogno di manutenzione, è normale, ragazzi, nel mondo, succede in tutto il mondo. Allora, Francesco Ghio ci portò questo disegnino in scala su un disegno dell'area del Flaminio e lo fece atterrare sul parcheggio sostanzialmente inutilizzato, vero Walter, dello stadio Flaminio. Era utilizzato pure peggio. Ma insomma, che c'erano dei lecci scadenti, insomma, una situazione veramente inadeguata. Lo mise lì, entrava perfettamente come localizzazione, e Cederno ed io abbiamo firmato un ordine del giorno, essendo l'opposizione, che miracolosamente, però dimostrando che quando la politica vuole ragionare anche su proposte che vengono dalle opposizioni, può saper ragionare, e fu accolto, passò in consiglio comunale. E da allora poi si fece il concorso a inviti, vinse Piano e poi abbiamo faticato, l'abbiamo completato. I processi sono lunghi, ma perché vorrei dare un elemento di speranza stasera a tutti voi, perché chi ha una buona idea e la sa portare al momento giusto cambia le sorti di una comunità. Ecco perché non bisogna non solo mai disperare che le cose vadino male, ma dobbiamo sperare che le cose vadano molto meglio grazie all'impegno civico, alla partecipazione, alle motivazioni e alle competenze che si possono esprimere. Grazie. Vuoi dare un saluto pure a Beppe Munegatti? A Beppe Munegatti lo vuoi salutare? Posso chiedervi di rivolgere un applauso al compagno di una vita di Carla Fracci, che ha animato la sua vita e anima tante cose anche per noi, Beppe Menegatti, che è un grande. Un giovanetto. Allora, io ringrazio, effettivamente dovrei nominare tante persone che sono qui presenti, tante, per tante ragioni, l'ha già fatto meglio di me. Francesco, basta, io penso. Quindi Roma è governata. Comprate questo libro, c'è un ma po' pure di la cicciata, comprate il libro. Siete imparati pure la cicciata. Ma stasera, lo scrivi un terzo libro? No, ci ho messo quasi tutto ormai. Accontentatevi. Grazie veramente a tutti. Buonasera, il libro.